suo commento alla partita, giocata su un campo infame per entrambe. Sì. Però alla fine è stata una partita bella tosta. Sì, una partita tosta dove c'è stato ritmo, dove c'è stato un grande agonismo. Penso che sotto questo profilo le due squadre hanno onorato l'impegno. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo tempo poi i primi 20 minuti ci stavamo diciamo studiando, guardando, poi abbiamo preso il gol mentre eravamo in 10, che avevamo Gasperi fuori che si è tagliato, quindi era dal massaggiatore che lo stava fasciando, eravamo in 10, il Taranto ha trovato questa palla che dopo chiaramente è diventata la partita del Taranto, che difendevano, ripartivano e in contropiede hanno avuto un paio di opportunità. Noi un po' la stanchezza, un po' il campo così, l'avversario che si chiudeva, ci rimaneva solo che cercare l'episodio, abbiamo cercato di trovare l'episodio, non l'abbiamo trovato, ma non ho niente da rimproverare ai miei giocatori se non applaudirli e quello che gli posso dire è continuare su questa strada. Chiaramente non sono d'accordo sul risultato, perché non siamo contenti del risultato, ma la prestazione penso che l'avete vista tutti, la prestazione c'è stata. Per quanto riguarda questa metamorfosi tra primo e secondo tempo, è dettata da cosa? Da un Taranto che forse ha cambiato un po' la pelle nell'intervallo anche con due cambi a centrocampo, oppure da un calo della sua squadra? Ma noi avevamo speso molto il primo tempo, e torno a ripetere, insomma, si è fatto un ottimo primo tempo, ma anche fino al gol non è che avevamo sofferto grandi cose. Mi sembra abbiamo fatto un tiro che aveva parato il nostro portiere lì sul primo palo, poi non avevamo subito grandi opportunità da parte del Taranto. Poi una volta prendi gol, chiaramente poi il campo, perdite di tempo e tutte le cose che sappiamo, e diventa difficile giocare, partita spezzettata, e come dicevo a noi ci rimaneva solo un episodio, sperare nell'episodio che forse avevamo trovato. Poi l'arbitro è stato di diverso avviso, ma c'è stato un paio di contatti che vanno rivisti quantomeno. Ecco, do un attimo l'auricolare a mister Leonardo Medichini, che io, chi come me ha qualche anno in più, lo ricorda anche in Serie A con le maglie della Roma, del Catanzaro, anche Salvatore Petrarolo che è in studio. Te Salva. lo ricordiamo e lo ricordiamo con... Io insomma ogni tanto vado a sfogliare gli album delle figurine, mi ricordo i calciatori degli anni 70, anni 80, perciò mister buonasera. Qualche capello in più mister. Buonasera, grazie. Grazie. Mister, le facciamo soltanto una domanda da studio, poi la liberiamo. È un periodo sì, un po' così per il Monterosi, a proposito dei risultati, ma è in linea con il cammino che si era prefissato a inizio stagione la squadra? Sì, ma noi abbiamo fatto una grandissima stagione l'anno scorso, dove come sapete siamo andati nei play-off, però quest'anno è un altro campionato. Altri avversari, altre situazioni, quindi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Le prestazioni ci sono sempre state. Quello che manca un po' di risultati, un pizzico di fortuna, che mi auguro che quanto prima possa insomma girare un po' dalla nostra parte. Però quello che posso dire, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, ma dobbiamo continuare a tenere il piede sull'acceleratore, essere concentrati e secondo me se giochiamo così arriveranno anche i risultati. Siamo l'ufficio stampa del Monterosi Tuscia, perché ha fatto un regalo stasera non solo a noi ma anche ai tifosi del Taranto che in questo momento sono in ascolto in diretta su Antenna Sud. Guido Di Deo, lo salutavamo poc'anzi 10 anni fa nella stagione 2011-2012, 70 punti in Serie C nella stagione regolare con 34 partite, non con 38, quindi 8 mesi di imbattibilità, insomma squadra dei record che è rimasta scolpita nella mente e nel cuore dei tifosi rossù. Sì, hai detto tutto tu. L'unica nota stonata di quell'anno è che non riuscimmo a, nell'impresa che poi avevamo fatto sul campo, perché poi i punti tolti per motivi che sappiamo tutti, poi ci hanno tolto la gioia a noi e alla città di festeggiare insieme. Come dicevi tu, sono passati un bel po' di anni, quindi adesso c'è una vita nuova.
doverosa introduzione per Guido Di Deo, indimenticabile ex centrocampista rosso-blu, adesso vice allenatore del Monterosi Tuscia da un anno e mezzo, cioè questa avventura con Leonardo Menichini sulla panchina laziale che comunque sta dando risultati positivi. Vorrei partire dalla gara di oggi. Come hai visto la tua ex squadra? Ma il Taranto, come sapevamo, ha fatto una partita corta, cercava di ripartire come abbiamo cercato di fare anche noi, anche perché il terreno di gioco dopo le piogge di questi giorni non era in grandissime condizioni. Penso che abbiamo fatto un primo tempo davvero importante, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, poi forse quando la partita era in una fase di stallo abbiamo preso il gol che poi ci ha costretto alla sconfitta oggi. Risultato giusto secondo il tuo parere? Il campo ha detto questo, quindi sicuramente abbiamo avuto diverse occasioni, come ti dicevo, il primo tempo di passare in vantaggio. Poi le partite sono, al giorno d'oggi, gli episodi ti portano la partita da un lato o dall'altro, quindi se avessimo avuto la fortuna e la bravura di passare in vantaggio sicuramente stavamo parlando di un'altra partita, però abbiamo fatto un'ottima prestazione, peccato perché il risultato secondo me ci danneggia più del dovuto. Chiudiamola come l'abbiamo aperta, cioè con la Marcord che ha fatto tornare, se non vado errato, a memoria d'uomo per la prima volta da ex qui allo Iacovone. Sì, è stata emozionante passare dal parcheggio dove abbiamo lasciato il pullman e attraversare tutto il campo. Mi è dispiaciuto non vedere lo Iacovone pieno come quando l'avevo lasciato. Mi auguro e spero che possa esserlo in futuro.